buonasera a tutti di nuovo in diretta, buonasera web, a tutti, live TV, scene da social. Ciao, ciao Guido, ciao buonasera Guido. Buonasera a tutti. Eccoci qua, allora, nuova puntata 18 febbraio. Sì, allora, abbiamo superato la soglia del 15 febbraio. Esattamente. E drammatico siamo... per alcuni, insomma. Infatti, e siamo... quasi alla fine di febbraio, cioè è volato questo febbraio, cioè sì. Tra un po' è Natale, un'altra volta. Già siamo entrati in periodo della quarantena pasquale, quindi stiamo filtrando verso uova e colombe. Esatto, quindi sì. Siamo proprio ormai nel mood pasquale. Siamo accavallati tra il carnevale, che in teoria finisce il primo di marzo, e il periodo pre-pasquale. Insomma. Esatto, cioè, io ho i miei buoni propositi per mettermi a dieta, niente, non ci riescono. Sul carnevale o Pasqua, che sono riferimenti differenti. Niente, perché poi ho detto... È una coda unica. Finisco carnevale, ma poi ho detto, mo inizia Pasqua, che faccio? Aspetto dopo Pasqua, poi sì. Quindi niente. Poi che fai il 25 aprile, il 1 marzo, poi fuori a fare la scampagnata, poi. Non si può, poi non si può. L'estate. Per ottobre, dai. Sarà esatto, vedremo. Allora, per contattarci, 351-827-1580, mandateci i vostri WhatsApp con le domande da fare al nostro Guido Pascucci e cercheremo di rispondere al meglio. Anche tramite email o social, weblettvnetwork@gmail.com. Però questa domanda faccio io. Sì, perché poi, tra l'altro, volendo, anche sotto qualche post che vedete di scene da social, sì. su Facebook, anche Instagram, dove vi pare, insomma. Noi lo condividiamo sempre. Noi, esatto, lo prendiamo e poi lo giriamo al nostro avvocato di fiducia. Prima di continuare, però, passiamo alla sigla. E siamo di nuovo in diretta, eccoci. Qua. Oh, questa notizia, quando l'ho letta, ho detto questa c'è ciccia qua, perché effettivamente è un accavallamento di dubbi, come si dice. Sì, praticamente la notizia che ho letto è questa, cioè praticamente un medico, sì, che ha esentato alcuni pazienti per patologia per quanto riguarda il vaccino. Però è stata indagata poi adesso per, diciamo, per quanto una riguarda... una presunta certificazione falsa da esenzione. Però qui, a questo punto, qui è un po' un bel nodo da slegare sotto ogni punto di vista, perché tecnicamente il paziente lo conosce il medico. Sì, allora, noi non conosciamo gli atti, esatto. Quindi è un... ipotizziamo, diciamo. Facciamo delle chiacchiere così, giusto per approfondire l'argomento, insomma. Sembrerebbe, da quello che dice la stampa, che non era un problema di malattie o patologie dei personaggi, ma fosse proprio una certificazione che alla grande esonerasse persone che non volevano fare il vaccino. Quindi è qualcosa di differente dal esonerare una sfumatura, ma è proprio uno strumento per gabbare la normativa. Sì. Se fosse così, in quel caso è logico che la truffa, il falso in atto pubblico, c'è tutta. Quindi vedremo quello che sarà. Nel caso in cui fosse una scelta discrezionale del medico, che nella sfumatura della pericolosità o l'incompatibilità della patologia del suo assistito rispetto al vaccino sceglie nell'esonerarlo, siamo in una sfumatura media che può essere valutata dal tribunale, ma non penso porti a grossi rischi per il medico che l'ha fatto. Però tra il tutto e il niente c'è in mezzo un mare. Esattamente. E quindi i tribunali devono valutare qual è, dove si è orientato il medico, insomma, che poi tecnicamente se il medico effettivamente dà una certificazione, certo. Quindi perché comunque c'è una patologia importante anche in fase di dibattimento, viene certificato quindi se effettivamente il mio paziente ce l'ha, cioè, almeno in quel momento, esatto, quindi tecnicamente rassicuriamo i medici che comunque se devono farlo possono farlo, perché se è veramente così, diciamo, sì ci mancherebbe altro. Quindi continuate a fare quello che state facendo, è un grandissimo lavoro, insomma. Tra l'altro in questi giorni è uscita la notizia che Montagnier, sì, il famoso medico, diciamo, che è morto più volte, che è morto, che sia, volte è morto anche in settimana, cioè sì, è rimorto e che però ha creato un po' di maretta, perché chiaramente appena uscita la notizia in Francia, sì, subito è stata ripresa da alcuni quotidiani, diciamo, chiamiamoli di pancia, no, strani, sì, e che hanno detto è morto Montagnier. Di cosa? E quindi complotto, come mai è morto, chissà che è successo, poteri forti, sempre questi poteri. Io mi ricordo la seconda o terza volta che morì, io non mi ricordo, ho perso il numero, lui è resuscitato più volte, sì, vari, esatto, poteri, esatto. Cioè, insomma, la seconda volta che morì furono accusati i controcomplottisti di averlo avvelenato, come faceva il dittatore russo qualche tempo fa. Sì. La terza volta o quarta volta che morì fu accusato di essersi preso il Covid.
e quindi per colpa delle sue scelte non vaccinali si è ammalato di Covid. Questa non so, mi manca questa modalità di ulteriore quarta o quinta morte, non so quale sia. Insomma. Sì, no, infatti, tra l'altro. Ma è morto? No, in realtà non si sa ancora, cioè, però Wikipedia non lo accredita ancora morto. Capito. Quindi siamo in una fase intermedia. Però hanno fatto sapere proprio da Wikipedia, il signor Wikipedia in persona ha detto: stiamo valutando la sospensione altrimenti di quella pagina perché c'è un famoso bomb, loro lo chiamano bomb news, quando praticamente chi scrive, perché ricordiamo Wikipedia, possiamo modificare anche noi, c'è chi scrive che è morto e poi subito dopo lo cancellano e mettono che non è morto, quindi c'è questo bomb attack. Il signor Montagnier, se ne uscisse da solo magari con un post, non dico come il giornale, come Bonaldo Moro con la data sotto, ma qualche elemento che facesse comprendere se vivo o morto, ogni tanto evideremo queste cose. Esatto. Va bene anche per lui così. Dottor Montagnier, facciamo un appello. Sì, palesi. Appaia. esatto. Sì. Oh, dunque, partiamo con la prima domanda di oggi, eh? Sì. E allora, anche sono arrivati in redazione, abbiamo selezionate per voi. Allora, la prima ce la manda Giacomo. Allora, sono in affitto, l'affitto torna sempre, sono in affitto con un contratto di un anno. Per andare via, devo aspettare la scadenza o posso disdire e andare via prima? Allora, Giacomo, il contratto di un anno di solito sono i contratti a uso transitorio. Di solito, poi non conosco il tuo tipo di contratto, sarebbe utile che magari quello non si possa approfondire. Nel caso in cui fosse un contratto a uso transitorio, che quindi c'ha una causa, è transitorio perché sono uno studente, sono qui per cura, per motivi lavorativi, motivi familiari, in quel caso tu hai due possibilità. La prima, senza aver visto il contratto, che può variare la volontà delle parti, può modificare l'opera della legge. La legge prevede il fatto che tu possa comunque disdire il contratto, ma con un minimo di preavviso, che di solito è intorno ai 6 mesi rispetto alla scadenza naturale. Quindi in questo caso non devi aspettare la scadenza, quindi tranquillo Giacomo. Poi quantomeno, se un anno, almeno 6 mesi prima, preavvisare. Quindi da oggi preavvisi che siamo a 18 febbraio, quindi a 18 di agosto andrai via, pagherai queste mensili, a 18 agosto vai via, quindi magari guadagni qualche mese. Secondo elemento è il venir meno della causa, per cui se tu puoi certificare che motivi lavorativi, di salute, sanitari, familiari o quant'altro sono di meno certificandoli, puoi richiedere sempre con un po' di preavviso al proprietario una forma di recesso anticipato. Quindi o l'uno o l'altro, comunque in ogni caso, caro Giacomo, non devi aspettare la fine contrattuale finale, tranquillo. Esatto, quindi vai tranquillo, senza. Comunque ho notato che l'affitto spesso viene nominato, perché affitto condomini, cioè perché forse c'è poca chiarezza, oppure non ci si informa bene. No, allora, è una materia complessa, perché non solo sono vari tipi di contratto, vari tipi di affitti, vari tipi di case, vari tipi di rapporti e quant'altro, ma è stata poi oggetto di stratificazione, come si dice, in ambito geologico, di successive modifiche. Per di più, il dramma è stato questi ultimi 2 anni di crisi pandemica, che ha sospeso alcune cose, tutto il mondo degli sfratti, i contratti, i mutui e quant'altro, quindi si sono visti un po' dei cambiamenti, ma soprattutto le vicende della casa, come il lavoro, sono quelle insieme alla famiglia, le vicende più drammatiche, subiamo, per cui sono uno dei 3 argomenti, insieme al calcio, credo, quant'altro, insomma, che porta il cuore a palpitare. Tra l'altro non abbiamo ancora ricevuto nessuna domanda sul calcio legale. Chissà se arriverà qualche domanda sul calcio legale. Perché io faccio anche come procuratore in ambito di responsabilità sportiva, quindi mi è capitato. Probabilmente in ambito del calcio è o l'uso del doping, o le lesioni, o le violazioni sul campo. Insomma, nel merito di contrattualistica ancora non ci siamo entrati. È veramente un dramma. Allora passiamo, visto che siamo ancora nel mood sanremese, e quindi siamo mai lontano, è lontano, ma siamo ancora nel mood sanremese. E lei e loro, anzi loro, perché sono un gruppo, e sono uno di quei gruppi che quando rosa. Esatto, quando escono erano rosa come questo maglione. Esattamente. Quando escono lasciano sempre il segno, e anche quest'anno l'hanno lasciato. Parliamo della rappresentante di lista. È una rappresentante di lista. Chissà se è lei che rappresenta la lista. O lei la lista, forse. O lei la lista. Comunque, ciao. Ciao. E siamo di nuovo in diretta, eccoci qui. Dopo ciao, che non era il nostro saluto per chiudere la trasmissione, ma era la rappresentante di lista. Torniamo in trasmissione e in diretta su Weblay TV. C'è qualcuno che ha richieste particolari? Sì, che lo so che c'è qualcuno, insomma. Se qualcuno vuole richiedere qualcosa di particolare, lo può fare al nostro numero di telefono, lo ridiciamo, 351-827-1580, o via mail. Vediamo, perché molti mi hanno chiesto, non faccio in tempo a sentire all'inizio, perché sto
facendo il suo, esatto, sto preparando la cena, non me lo ripetete, l'abbiamo ripetuto. Lo ripetiamo, webletvnetwork@gmail.com per mandarci una mail, magari di quelle un po' più articolate. Grazie. Nel frattempo vi consigliamo, che se siete un po' stressati, di fare l'ortoterapia, perché pare che sia uno dei metodi perché combatte lo stress. Quindi non dal punto di vista ortopedico, quindi no, non è, esatto, non, ortopedia, okay, terapia, sì, ma diciamo ortoterapia. Tra l'altro devi essere anche bravo, cioè non è che tu prendi e pianti, però ho visto esperimenti interessanti anche sui balconi di casa. Sì, forme di ibridi particolari, piante strane. Tra l'altro, se io mi pianto due peperoni sul balcone, non è, nessuno mi può di niente. No, no, ci mancherebbe altro. Se me li mangio io, non li vendo a qualcuno, chiaramente. No, no, un altro peperone, ma due peperoni, uno lo vendi, uno lo mangi, ma esatto, è così poco. Qui qualcosa di un po' più articolato. Credo che forse la legge possa andare verso chi, per esempio, pianta le fave, perché c'è il famoso favismo che non è. Cioè, in condominio, sì, non solo il favismo. Alcune piante, anche alberi, a volte tipo la mimosa e cose del genere, che sono invasive, in quel caso la magnolia addirittura, sono alcune piante che sono invasive nelle radici o nelle spore e quant'altro, che possono essere vietate non dal regolamento del condominio ma dalla salute, esatto, per esatto, cui viene estirpata e deve essere poi allontanata. E anche no, il pioppo che fa il polline, che è allergico, sì, hanno particolari polline, vero, quello sì, esatto. Però se volete piantare, non so, due ravanelli, però il pioppo e il faggio non sono cose da orto, insomma, siamo parlando di foresta, no, esatto, esatto, un po' più impegnativo, certo, so. Che se abitate, non so, su il famoso palazzo di Fantozzi che sta proprio a fianco alla tangenziale, piantate i peperoni, Giovanni, sì, esatto, non è proprio consigliatissimo, diciamo, mangiare quel peperone. Io andrei a comprarlo a chilometro zero, magari, sì, non lì sotto, però non lì sotto, esatto, non lì sotto, uno, esatto. Ricordiamo che in quella zona c'è, per esempio, c'è la Vaccareccia, che si trova, sì, già uscendo fuori tra Tuscolana, lì ci sono parecchie, insomma, quindi, aziende agricole, standanti. Quindi compratelo, certificato, e date una mano agli agricoltori, insomma, locali, esattamente, esattamente. Oh, passiamo alla seconda domanda di oggi, sì, ce la fa invece Laura, no scusami, questa è quella vecchia, mi era ancora rimasta in memoria. Giacomo, eccolo qua, no, Giacomo Joseph. Dove sta? Dove sta? Giuseppe. Ah, Giuseppe, eccolo qui. Scusate, mi ero perso nei messaggi che arrivano. Eccolo qua, Giuseppe. Oh, questo è molto. Ha visto che parlavamo proprio di terreni e di. Sì. Ho usufruito per anni di un passaggio su un terreno confinante al mio. Ora il proprietario lo ha chiuso e non posso più passare. Posso chiedere una sorta di usucapione o simile? Allora, Giuseppe, non sei dimenticato. Cioè, ti portiamo con noi, insomma. Bisogna capire che tipo di usufrutto hai fatto. L'usufrutto può essere rivendicato e contestato se viene fatto con atto pubblico. Per cui se o quando hai comprato tu il tuo terreno o quando l'ha comprato quello a fianco, era previsto per scritto con atto notarile che fosse riconosciuto un diritto di passaggio, di usufrutto, ok? Poi bisogna vedere che tipo di passaggio era, a piedi, carrabile, passaggio di conduttura, quello che sia. Però ogni forma di servitù deve essere costituita per atto pubblico. Ok, quindi questa è una premessa importante, caro Giuseppe. Quindi nel caso in cui tu avessi, quindi non solo fruito, ma avessi avuto il diritto di una servitù che fosse stata trascritta su un atto pubblico, in quel caso hai il diritto di poterglielo contestare tramite tribunale. La domanda però porta, visto che è dubbiosa, a pensare che non fosse stato costituito con atto pubblico e quindi fosse dato dalla consuetudine, dall'uso, come si diceva una volta, insomma. In questo caso, solo se tu hai goduto e hai fruito per oltre 20 anni in maniera ininterrotta e mai contestata, puoi contestare e eccepire l'usucapione della servitù. L'usucapione, che non è una parolaccia, può sembrare l'olone, sì, l'usucapione. L'usucapione è da usum capere, cioè prendere tramite uso. È una pratica che si fa molto sul tribunale romano e civile vecchia, tutto civile vecchia, che è un po' più agricola. C'è l'agricoltura. C'è tutto il mondo che va da Fiumicino, Cervello e Latispoli, che è strapieno di vicende agricole. E campi. Una sezione piccola agraria, cioè, da questo punto di vista. In quel caso deve essere dimostrato, ma è molto difficile, caro Giuseppe, che riesca a dimostrare che tu hai iniziato o abbia iniziato più di 20 anni fa a poterne godere con il consenso da parte del proprietario del fondo servente, come si dice, che è quello che dà la servitù, che l'hai fatto in maniera ininterrotta per 20 anni e che lui non abbia mai scritto niente, mai contestato nulla. Se ne hai la possibilità, con testimonianze, con elementi particolari, già una forma di planimetria, comunque l'elemento testimoniale è quello più importante, puoi fare un atto di citazione ordinario per farti riconoscere l'usucapione e provare a combattere per questo tuo diritto. Come sempre, in questa sede io devo essere sempre pacere e diplomatico.
prova prima a chiedere al mediate confinante per quale motivo, se magari era invasiva il tuo passaggio, magari è possibile spostarlo da un'altra parte, per cui non quello, magari da un'altra parte è possibile per evitare che ci sia una cosa del genere. Soprattutto se questo tuo passaggio era essenziale, nel senso, tu sei parte di un fondo intercluso. Infatti questa domanda mi era venuta in mente, perché se tu avessi un terreno che è intercluso, esatto, al di là dei 20 anni o 20 anni, tu puoi fartelo imporre anche dopo 10 minuti che ce l'hai. Sì, perché sennò come ci arrivi lì, quindi magari addirittura non solo quel fondo, magari un altro fondo, insomma. Certo. Se viceversa tu hai altre forme di accesso, magari sono solo più scomode, ma ce le hai, carrabili e pedonali, la vedo un po' più complicata. Quindi comprendi, caro Giuseppe, che va verificato come nasce il diritto, quanto è durato la prova e dov'è collocato, insomma. Tra l'altro Luisu Campione si usava molto quando chi aveva i campi cominciava a coltivare un altro campo che era magari abbandonato, che però era di qualcuno. Quella e lo coltivava, la proprietà agricola. Proprietà agricola, esattamente. Era Luisu Campione abbreviata, che è decennale, quindi non ventennale, decennale della piccola proprietà agricola. Quindi quando c'era un'attività di mezzatria, di colonato, di soci, tutta una serie di contratti particolari agrari in cui il lavoratore che ci stava sopra, abitava, lo utilizzava, poteva dopo un decennio, no, 20 anni, 10 anni, 10 anni, eccepirne la proprietà. Era una forma di benevolenza fatta dal codice del 42, che prende addirittura le costituzioni napoleoniche, la cultura agraria dell'Ottocento che favoriva giustamente il contadino, che è rimasta. Cioè, ma non mi sembra che Giuseppe abbia queste difficoltà, però ne abbiamo parlato, insomma. Quindi chiaramente se c'è, insomma, ipoteticamente mio nonno aveva un terreno che nessuno sapeva e a un certo punto però l'ha coltivato un vicino e sono passati 50 anni, tecnicamente quello è perso. Se non ho, quindi attenzione, fate un controllo. Salvo la successione, che qui interviene la morte, come nelle altre domande in questi anni. La morte far nascere il diritto in quel momento sull'erede. Certo. Quindi se tu lo scopri oggi materialmente tu puoi rieccepirlo, però quell'altro può sempre dimostrare che nei 30, nei 40 anni prima nessuno gliel'ha mai ceduto. Esattamente. Tu puoi riniziare a combattere oggi, ma va dimostrato, insomma. Esatto. E andiamo con la seconda canzone di oggi. Sì. Anche qua c'è stata un po' di maretta perché era stata ultima quasi per tutta la settimana, poi invece era la penultima. Sì. E, colpo di coda. Sì. Parliamo di Anna Megna o Anna Mena, come non si sa ancora come si. Comunque, vabbè, la ragazza spagnola, 200.000 ore, e ce l'ascoltiamo. Apro parentesi, nel frattempo il suo video ha non so quanti milioni di streaming, e quindi è molto particolare. Esatto, tra l'altro, quindi significa che forse il successo non lo fa proprio Sanremo, ma lo fa dopo, quindi sì. Arriva a 200.000 ore. Ed eccoci qua, di nuovo in diretta. E eccoci. Dopo, non dopo 200.000 ore, come diceva la canzone, ma dopo poco, insomma, tre minuti di canzone. Qui, quando ho letto questa notizia, ho pensato subito a quando vai a prendere, non so, un caffè e paghi col bancomat, che purtroppo negli altri paesi è la gioia dei banconisti e dei bar. Esatto. Tra l'altro, però, mi sono accorto, è vero che cambiano le tasse, la tassazione, però sì, all'estero pagare un caffè col bancomat o con la carta è molto normalità. Sì. Qui da noi un po' meno, perché chiaramente pare che ci siano delle tassazioni un po' forti. Quando riesci a arrivare al bancone e non viene giustamente richiesto il green pass. Esattamente. Molti lo fanno o non lo fanno. Sì. Esatto. Tra l'altro ho letto nelle settimane scorse maretta su un famoso locale di Ostia. Esatto, di Ostia. Che però anche lì, no? Cioè, comunque tu stai andando purtroppo contro la legge. È facile dire io sono un rivoluzionario, però poi dipende oneri e onori, tra virgolette. Io infatti ho cercato di, come dire, smussare l'una e l'altra richiesta, e in quel caso di quel forno che sta proprio di fronte alle mie finestre, al centro geografico di Ostia, quindi uno ha il diritto di poter manifestare e violare la legge quando vuole e quando non vuole, assumendo le responsabilità, ovviamente. Ma da lì a voler esibire cartelli e farne vanto e quant'altro, addirittura citando normative che erano così copiate e incollate da internet, lascia un po' il tempo che trova. Io spero che quel, come tutti gli altri, giustamente commercianti che vogliono far valere i loro diritti, poi lo facciano in tribunale. Giustamente. Contestare una sanzione che ritengono ingiusta, contestare la norma che ritengono ingiusta, ci sono le sedi.
per cui non tanto la vetrina del proprio negozio, ma la sede deputata per fare. Esatto, che sa molto di propaganda e poco di rivoluzionario, tra virgolette. La rivolta assalta i forni, ti ricordi? Manzoni, assolutamente, assolutamente sì. Ti dico questo perché la Apple pare che abbia trasformato il suo iPhone in un POS gratuito per i commercianti, che tra l'altro ricordiamo è obbligatorio per i commercianti avere il POS. Molti, anche i professionisti. Esatto, quindi molti dicono, anche qui ci vogliono controllare. No, purtroppo si va avanti, signori. Una decina d'anni che ormai insomma c'è questo tipo di controllo. Esattamente. Sì. E tra l'altro mi pare che non si possa. Il commerciante non possa dire no, non prendo il banco. A meno che non c'è un guasto. È l'unico problema. Sì, dimostrato. Dimostrato. Esatto, il problema è che può irrogare la forma di €1, €1,50, che è l'utilizzo del POS. Per cui un caffè costa 3 euro. Ah, esattamente. Quindi è una forma di. Per l'utilizzo del servizio bancario c'è la maggiorazione. Quindi non so quanto convenga. Insomma. Esatto. Comunque ci sono diverse soluzioni oggi molto, diciamo, ibride che vi però permettono. Apple ha aperto una strada che poi verrà sicuramente poi seguita. Verrà seguita da tutti. Esattamente. Tra l'altro ormai anche dai telefoni si può pagare con il famoso NFC, tu lo appoggi e lui paga tutto, quindi. Ma ci alla sono grande. Già da 2 anni quelle forme alternative ibride di POS che non sono quelle collegate con la banca, che si attaccano sotto al telefono, cioè sono bianchi, una famosa marca. Esatto, una famosa marca, quelli bianchi, esatto. Che danno riferimento a un conto proprio che non passa per la gestione bancaria, insomma. Ah, esattamente. Sì. Esattamente. Ma veniamo con l'ultima domanda di oggi, eccoci. Invece ce la fa Claudia, qui invece c'è Marietta, diciamo familiare. Allora, ho mio figlio maggiorenne che non studia e non lavora, qui c'è proprio la mamma, proprio. O meglio, non ha proprio intenzione di cercare lavoro, quindi sì. Sottolineatura, fino a quando i genitori devono provvedere al suo sostentamento? Allora Claudia, sento parole di scoramento e tristezza da parte tua, penso che sia un problema che tu stai vivendo in prima persona. E per quanto riguarda il figlio o la figlia, perché non sono solo i maschi, anche di solito statisticamente un po' più i maschi che fanno i vitelloni, come diceva Fellini. Eh sì. Normalmente il periodo, non c'è un anno, è se il ragazzo ha finito il ciclo di studi, quindi il diploma, quello che fosse, e non dà prova di aver mandato curriculum, non dà prova di aver fatto iscrizioni a uffici di collocamento o centri per l'impiego, non dà prova di aver fatto iscrizioni a stage, quindi il genitore vede che il figlio non, sono molto chiaro sul sì e no, perché a volte parlo velocemente ma chiarisco, quindi nel caso in cui il figlio non abbia fatto tutte queste cose o non le possa documentare da una parte, e dall'altra non abbia neanche delle difficoltà, problemi certo, di dislessia, certo. Problemi psicologici, problemi di vista, problemi di udito, problemi fisici, quant'altro, che comunque poveraccio gli impediscono di poter essere così appetibile nel mercato del lavoro. Quindi se il figlio né ha invalidità sue oggettive ma neanche dimostra di provarci, in quel caso il genitore, ma lì il problema non è giuridico, è natura fisica dentro casa. Ha il diritto di non dargli più forme di sostentamento, mantenimento, mettere a disposizione macchine, soldi, carte, baghette e cose del genere. Insomma, lì si apre poi una bolla interna alla famiglia. Ma che fa poi il figlio? Rimane sul divano? La televisione? Sì. Perché una volta si diceva l'arte del fracalasso, mangia, beve e va a spasso. I genitori poi lo mandavano via. Una volta c'era il soldato, il servizio militare che tagliava tutte queste cose. Insomma. Però Claudia, nel caso, tornando al tuo caso, in cui un figlio o una figlia non facesse queste cose, quindi non dimostrasse che ha cercato, e quindi il dramma è del periodo, non di lui che ce l'ha messa tutta, e non ha neanche difficoltà fisiche, in quel caso si può chiudere il rubinetto. Però è una questione di natura umana personale. Se poi il figlio volesse fare ricorso, non so quei soldi di chi, visto che il padre non glieli dà, ma comunque sia quello che fosse, e volesse ottenere il mantenimento, la madre e il padre possono contestargli quello che ci siamo detti. Per cui prima di litigare e di rivolgersi a avvocati, parlate col figlio o con la figlia e ditegli: guardate, ci sono tanti corsi, tante possibilità di fare dei stage, intanto scrivi all'ufficio per l'impiego, intanto manda i curriculum, tanto stimoliamolo, diciamo, sto ragazzo. A meno che, come molti, vuoi essere già direttamente chief manager di una grande azienda, amministratore delegato o calciatore o musicista rockstar, tutto il mondo in cui noi viviamo, noi al di sotto delle cifre stratosferiche, è comunque dignitoso. Assolutamente. Lavori nei ristoranti, nei stabilimenti balneari, nei pub e quant'altro, ce ne sono tanti, per cui cerchiamo di sollecitare questo figlio a spostarsi magari dalla PlayStation, dal
dalle serate con gli amici della strada in altre cose, insomma. Infatti, tra l'altro, ovviamente, anche se tu sei un universitario, però sono 15 anni che sei iscritto, anche lì, voglio dire, ci stai un po' a jobba, come si suol dire qua da noi, diciamo, non è che ci mette 15 anni per laurearti, nel senso, alla fine... No, allora, a parte che le prove sono il numero di esami che fai, quindi io posso essere iscritto pure 50 anni all'università, ma faccio un percorso, magari più lauree, che mi richiedono comunque almeno 3-4 esami l'anno, dimostrano almeno la buona volontà. Ma l'essere iscritto, soprattutto per i genitori, pagare annualmente le rate universitarie, pagare i libri, i passaggi, i viaggi, l'iscrizione e quant'altro, comunque è un onere. Per cui una volta era l'obbligo dei due esami per non partire a far militare per chiedere rinvio, almeno due o tre, adesso è chiesto due anche per i permessi di soggiorno per i turisti stranieri, insomma. Quindi se studia almeno due o tre esami con profitto, esatto. Se no, tutte le altre cose che abbiamo detto prima, esatto. Uffici, collocamenti, stage e quant'altro, insomma. Tra l'altro, vorrei spezzare una lancia, vabbè, capiamo il figlio sul divano, no, esatto, il figlio sul divano, no, sì. In realtà capiamo che ci sono tanti ragazzi sono sfruttati, è veramente ok, certo. Perfetto, va benissimo, e qui va fatta una lotta per quanto riguarda il mondo del lavoro, però diciamo il nero, l'irregolare, esattamente, certo. Però io vedo tanti ragazzi anche laureati che fanno, ecco, che lavorano per Glovo, diciamolo, che fanno il delivery, i McDonald's, esatto, i Burger King, i fast food, è un lavoro dignitoso a prescindere, certo, se, sì. Se sei un ingegnere piacerebbe a tutti fare l'ingegnere, però viviamo anche in un mondo in cui adesso nessuno riesce a trovare l'impiego un minuto dopo, a meno che non sia un genio particolarmente dotato, esatto, proprio... viene assunto un minuto dopo che finisce, anzi addirittura anche prima di la laurea, sì. Ma per il 98% dell'umanità, compresi noi, chiunque di noi, anch'io, io ho fatto portiere albergo notturno, ho fatto il bagno, anzi ho fatto un percorso, come si dice, balneare dall'ombrellaio, quindi quello che materialmente aiutava a mettere lo spiaggino, al bagnino salvataggio, alla ristorazione. Però sei salito di grado, da ombrellaio a bagnino. No, sei salito. Uscito al mondo della sabbia, sono andato dietro. Quindi sono andato dal semplice comì, dal ragazzetto che puliva i piatti, da dietro all'aiuto cuoco, fino a diventare poi cameriere e quant'altro. Questo durante tutto il percorso universitario, oltre a lavorare sabato e domenica nei pub come musicista, quindi mi dava un attimino da fare dal suo punto di vista. Però, ripeto, ogni lavoro ha la sua dignità. Esattamente. Soprattutto se viene considerato come un momentaneo periodo di sostentamento, per poter essere un trampolino di lancio futuro. Tutti gli imprenditori, i grandi ideatori hanno fatto un periodo di lavapiatti. C'è sta. O il bagnino, o l'ambito nei hotel o quant'altro. Un consiglio, ci sono tantissimi hotel, anche se è un lavoro difficile, anche in zona Fiumicino e Ostia, che cercano magari gente che faccia attività lavorativa. Sulle navi da crociera, che quasi nessuno vuole fare perché vuol dire stare fuori da casa o nei villaggi 5-6 mesi, però è completamente pagato regolarmente con contributi, si acquisisce poi una sorta di professionalità. Come no, è anche una bella esperienza. Qualunque cosa sia, dall'ambito tecnico, l'ambito ristorazione, l'ambito musicale, l'ambito delle camere e quant'altro, ci sono tante cose. Per cui chi sta qui sul litorale o su Fiumicino o su Civitavecchia, che è molto più facile, c'è la possibilità di avvicinarsi a un mondo particolare, almeno momentaneamente. Esattamente. E siamo alla fine di questa puntata, e quindi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì. Ci lasciamo con un altro pezzone di quelli che hanno lasciato un po'. Il Cobra non è? No, non è. Splendente. L'ha fatto all'epoca, l'ha fatto e fece grandissimo successo, sì. Diciamolo. È tornata la famosa Donatella Rettore di Noantri, veramente. Con un'altra Donatella. Esatto, con Dito nella Piaga. E chimica, e quindi chimica. Vi lasciamo con Chimica. Ciao a tutti. Ciao.